Bentornati a tutti sul canale, io sono Pasquale e questo è Io Risparmio. Oggi andiamo a parlare di PAC, che non sono PAC ma non è il gioco, ma appunto è un piano di accumulo capitale, però non fatto per noi vecchiacci, ma fatto per i nostri figli. E quest'oggi ho un ospite non indifferente. Chi è? Ciao, eccolo, Alessandro, ciao. Tu ciao, che analizzi i dati, come va? Bene, bene, grazie. Te in Irlanda tutto ok? Guarda, oggi è il primo giorno di sole dopo secoli e secoli in memory di pioggia e freddo. Perfetto. Poi tra l'altro da noi non esiste neanche il metano, da noi vengono a caricare il cherosene, quello liquido, arriva il tipo col tubone da 300 metri, va nel giardino e carica il bidonone. Beh, bello. Tu invece, se non ricordo male, tu sei veneto? Sì, esatto, sono immerso nella nebbia. Ecco. Ne vuoi un po'? Sì, la mattina ce l'ho, però se te ne avanzo un po' la uso anche per il resto della giornata. Allora, oggi andiamo a affrontare un qualcosa che ci interessa a noi due, perché tutti e due siamo papà. Tu, diciamo, ne hai qualcuno in più di me. Io dopo il primo ho detto lasciamo stare, il secondo meglio no. E andiamo a parlare di piani di accumulo per i nostri figli. Ne abbiamo tutti e due creato qualcuno e ne andiamo a discutere. Prima di cominciare però, ragazzi, volevo ricordarvi che potete venire a trovarmi sul mio blog www.risparmioinvesto.com, dove pubblico ogni lunedì un articolo, su Instagram col nome io_risparmio, e qui ogni martedì e ogni venerdì con un video e ogni giovedì con la live Buonanotte Mercati. Allora, Alessandro, andiamo a parlare di questi PAC. Cioè, questi piani di accumulo capitale se ne parla tantissimo, si parla di ETF azionario, obbligazionario, si parla un po' di tutto, però alla fine la cosa importante è: ma il piano d'accumulo perché bisogna andare a crearlo? Quali sono i motivi che fanno creare un piano d'accumulo? E vorrei capire la tua opinione in questo. Allora, possiamo ritenere, secondo me, due punti fondamentali. Il primo è il mantenimento del capitale, cioè che ci sia un margine di guadagno o perlomeno non andare in perdita. Ecco, la seconda è l'abbattimento del rischio, okay. Ossia l'investire tutto in un'unica soluzione può portare a un beneficio, secondo alcuni studi, dall'altro lato invece un beneficio per quanto riguarda il profitto. Tuttavia, il rischio maggiore è che magari quei soldi servono nel mentre si continua la propria esistenza, sì, sulla Terra. La scelta migliore, a mio modo di vedere, è quella di un piccolo risparmio all'inizio, sì, volta per volta. Poi, se il versamento viene fatto una volta al mese, una volta al trimestre, una volta all'anno, quello lo decide il singolo. Mm-hmm. Io personalmente, per esempio, l'ho trovato una cosa molto importante crearlo, perché faccio versamenti mensili, facendo i versamenti mensili automatici col broker che utilizzo, lui prevede automaticamente i soldi, non, sì, mi preoccupo, fa tutto lui, non mi dimentico, non cerco scuse per basta un mese mi servono i soldi, bla bla, ormai è tutto fatto, preleva lui. E poi lo creo perché ovviamente tra qui a 20 anni il bimbo, che io ne ho uno, tu ne hai tre se non lo ricordo male. No, ne ho due. Due, ne ho due. Battono, sì, due, sì. Sì, sì. Comunque, in quel momento ne ho sicuramente il due. Discorso è che lui a 20 anni riuscirà a avere un cuscino di partenza in una società che molto probabilmente fra 20 anni sarà totalmente cambiata, in cui magari ci saranno anche delle motivazioni che lo frenderanno dal poter essere già indipendente a 20 anni. In questo modo lui potrà cominciare la sua vita non in affanno, e questo, per esempio, è una motivazione che mi ha portato molto a crearlo. Io l'ho creato da poco, da un mesetto, ci stavo pensando già da tempo, avevo il mio di PAC, però poi ho detto ma io c'ho già l'azionario, c'ho già i REITs, magari è meglio crearlo per il bambino. Però sì, esatto, avendo parlato appunto di perché crearlo, poi bisogna anche andare a capire quali prodotti si possono andare a valutare per la creazione di questo PAC, perché non tutti i prodotti nascono uguali. Noi molto probabilmente parliamo sempre di ETF, sono quelli di cui si parla spesso. Sì. Ci sono solo quelli? Tu hai valutato solo quelli come prodotti? No, ovviamente ci sono più soluzioni, giusto, bisogna guardare ognuno la propria disponibilità.
se si sia la possibilità di acquistare, non lo so, un titolo Amazon al mese, ben venga, insomma, può anche essere una soluzione se si è valutato quello. Scusatemi. Tutto sommato, però, gli ETF offrono due vantaggi. E adesso vediamo di ricordarceli tutti e due. Sì. Il primo vantaggio è il costo molto basso rispetto a quello che forniscono in quanto a diversificazione. Quindi possono fornire molte più aziende in un'unica soluzione e quindi anche qui ci si può risparmiare sulle commissioni. Acquistare titoli, più titoli vuol dire avere più commissioni. Acquistare un singolo ETF al mese vuol dire avere una sola commissione al mese. E qui, essendo il costo esiguo, si può, insomma, poter scegliere, ad esempio, più soluzioni, quindi fare un pack con più ETF, quindi anche qui diversificare ulteriormente. Questa è la soluzione, secondo me, migliore. Ti sei orientato su ETF solo azionari o hai anche scelto magari qualcosa tipo obbligazionario oppure oro o qualcosa è già? No, beh, per quello che riguarda il mio piano, sì, cerco più soluzioni per ammortizzare eventuali problemi che posso io incontrare lungo la strada. Sì. Mentre per i ragazzi, dato l'orizzonte di lunghissimo periodo, stiamo parlando di un investimento che sto facendo ora con una cadenza annuale, quindi ad ogni loro compleanno ci sarà un regalo aggiuntivo del papà. Sì. E quindi prima che possano utilizzare questi fondi passeranno almeno 18 anni, quindi questo è l'orizzonte minimo temporale. Okay. Tra quello che avevo valutato ci sono anche alcuni titoli che però in realtà sono dei fondi. Stiamo parlando di Berkshire Hathaway. Okay. Un titolo che possiamo vedere ha sempre un PE basso, una resa però abbastanza costante nel tempo. Sì. Quindi anche lì abbiamo un titolo che in realtà agisce come un fondo. Okay. Ho aspettato a metterlo, diciamo, in un piano di accumulo. Sì. Perché il fondatore di questa società non è proprio giovanissimo, giusto? Non è sconosciuto. Quindi, neanche poi. Esatto, poi è la più volpe di tutti. Sì. Ma non so a chi e come lascerà l'azienda, insomma, la sua società. Sì. Quindi aspetterei un attimo a valutare, però questa è la linea di massima. I fondi sono la soluzione migliore, proprio perché da qui a 20-30 anni non si sa assolutamente come girerà il mondo. Sì. Un ETF, un fondo, viene aggiustato strada facendo in automatico, quindi non devo preoccuparmi nemmeno di quello. Per ricordarmi di mettere i soldi. Perché se un ETF va a zero vuol dire che i nostri soldi investiti sono l'ultimo problema di cui forse dovremmo preoccuparci, perché il mondo sarà sicuramente crollato. Esatto. La quarta guerra mondiale, non so cosa mi viene in mente. Sì, esatto. Ecco, nella scelta dell'ETF ovviamente bisogna guardare anche la dimensione del fondo, quindi fondi piccoli hanno un rischio di essere delistati, quindi anche lì ci sono alcuni problemi aggiuntivi. Mm-hmm. Io per i miei due ragazzi ne ho scelti, posso mostrare queste belle fotocopie? Sì, ho fatto i bambini. Eccoli qui, non so se erano una slide successiva, comunque. Poi magari li guardiamo, sì. Eccoli qua, due fondi dell'iShares, sì. Sono entrambi World, uno è a copertura euro per la bambina, sì. E uno invece no, sono entrambi ad accumulazione, ovviamente per il marchio. Quindi in pratica hai scelto un fondo singolo per ogni bimbo, in pratica, giusto? Un fondo singolo, okay, per ogni bimbo, sì, e riporterò avanti, come avevo detto prima, un acquisto annuale ciascuno. Ok. Ovviamente se ci sarà uno migliore dell'altro, questo non posso saperlo, eventualmente divideranno da bravi fratelli e splitterò le... Anche perché sono a nome tuo, per cui se tu vuoi dividi comunque a prescindere. Sì, no, ma infatti in realtà ho scelto di svolgerli su due banche diverse. Okay.
e quindi non ho scelto dei broker particolari, ma anche perché c'è una copertura, c'è un'assicurazione a livello europeo in caso di fallimento delle banche, ma soprattutto perché possono utilizzare immediatamente il conto, cioè se passo le chiavi loro si possono arrangiare direttamente, quindi avranno la propria carta, il proprio conto, insomma, se dopo vogliono spostarsi il dossier, il proprio portafoglio accumulato, quello che preferiranno loro, lo faranno in autonomia, ecco. Non è solo un passaggio di testimone. Sì, infatti molte volte alcune persone possono puntare sull'azionario dicendo compro 3 o 4 azioni che da 50 anni vanno bene, però ovviamente anche lì si rincorre nel rischio che 50 anni quell'azienda può essere andata bene, però poi il 51esimo anno potrebbe fallire perché si scopre tipo, cose alla Wirecard, sì. Wirecard o Luckin Coffee, vanno a finire tutte così. Esattamente. Anch'io ho puntato sugli ETF, azionari, sono stato molto più cattivo da quel punto di vista di te, ma poi lo vediamo quando parliamo di rischio, perché parliamo anche di quello dopo. Una cosa invece di cui vogliamo parlare, e che hai accennato tu prima, è l'arco temporale, perché appunto si parla di archi temporali lunghi, per cui anche il fattore rischio, puntando tutto sull'azionario, come abbiamo fatto tutti e due, magari tu su un fondo unico, io su qualche fondo diversificato, può appunto cambiare questa situazione. Cioè, io per esempio sono andato a inserire come arco temporale 20 anni, lui ha fatto un anno il mese scorso, ho detto 20 anni, anche quando ha fatto i 18 anni io continuo a mettere i soldi e glielo andrò a dare il fondo dopo 20 anni, perché è un arco temporale, diciamo, medio, anche quando si vanno a fare le statistiche. Poi ovviamente se a 18 anni il fondo ha avuto delle performance eccezionali, gli posso anche dire guarda, io ho fatto sempre così per 18 anni, tieni, queste sono le chiavi, guida bene, esatto. Guida piano. Tu hai detto già 18 anni, questo è un valore che ti sei dato, è un valore, diciamo così, ipotetico, oppure è un valore che sicuramente sarà quello, a quella data tu lascerai le chiavi della macchina e farai guidare loro? No, io proprio pensavo con la loro maggiore età, sì. di dirgli il papà ha accumulato negli anni per voi questo gruzzoletto, sì. Volete gestirlo per i fatti vostri, dividiamo un po' di azioni diventano liquidità, così vi potete togliere qualche spizio, lo continuo a mantenere io e lo continuo ad accumulare, sì. Facciamo una gestione, gestire assieme il conto bancario, giusto per metterli al corrente anche di queste necessità, perché alla fine di questo si tratta, mettere via i propri soldi, mm-hmm. e gestirli con parsimonia. Secondo te questo arco temporale va cambiato in base all'età del bambino, oppure in linea di massima ci si può dare un arco temporale fisso? Perché ovviamente se il bambino comincia a accumulare quando ha 12 anni, uno dice glielo voglio lasciare a 18, sono solo 6 anni, a meno che non capiti in un decennio come quello passato, non è detto che le performance poi possano essere, diciamo, soddisfacenti. Ma più che performance, ad esempio, se dovesse rimetterci il mercato statunitense, che in realtà è quello che va per la maggiore anche in un fondo mondiale, mm-hmm. In quanto si va sempre a guardare la capitalizzazione, se crollasse sarebbe solo che un bene in realtà nel lungo periodo, perché potrei acquistare ad un prezzo inferiore più quote di questo ETF, e avrei una resa più sensibile alla fine. Ok, ma a questo punto secondo te questo arco temporale va variato in base all'età, oppure si può tranquillamente decidere? In realtà non vedo un arco temporale di investimento. Okay. Se convince, se abbiamo una visione, ma in un futuro parlo 50 anni, quindi se continueranno ad esistere queste tipologie di investimento come gli ETF, che vengono aggiustati di volta in volta, non vedo perché disinvestire, o io continuerei anzi a mantenere il piano vita natural durante, mm-hmm. cioè
Ho fatto un conto, no, qualche video fa, se si fosse mantenuto per 90 anni lo stesso piano di accumulo su un singolo titolo, un singolo ETF, sì, non ci sarebbero stati svantaggi alla fine, anzi ti troveresti a minime variazioni in positivo del titolo, del fondo, guadagni astronomici nella giornata, ovviamente anche perdite, però se mantengo un fondo per 40 anni e mi varia dello 0,% e mi rende un millino al giorno, sai, non è proprio da buttare. Quindi io non vedo una fine dell'investimento. Assolutamente, ecco. No, sono pienamente d'accordo. E invece abbiamo parlato adesso di arco temporale, però bisogna anche parlare di qualcos'altro, e l'abbiamo affrontato in maniera lateralizzata, un po' di lato in questa registrazione, in questo video, ed è il grado di rischio. Quale grado di rischio bisogna dare agli investimenti che sono piani di accumulo per i bimbi, considerato che è vero che la cosa più importante che si fa a guardare è a mettere un gruzzolo da parte e conservare il capitale, ma considerato anche che loro hanno un arco temporale molto lungo, questo potrebbe anche significare che loro teoricamente potrebbero prendersi un po' più rischi di me, per esempio, che ho 43 anni e che sono già con una gamba nella cassa di Mogano, se si può dire così, rispetto al bimbo. Sì. Secondo te questa valutazione è sempre valida, oppure si va sempre a basare un po' su quella della psicologia del papà invece che proprio sulla oggettività, appunto, dell'investimento? Ma dipende cosa si intende per rischio, cioè se il rischio è la volatilità, la volatilità è nel breve periodo, quindi io punterei tutto sull'azionario, sinceramente, anche perché azionario è volatile, ma per alcuni titoli, per altri, ad esempio i REITs hanno molta meno volatilità rispetto a un titolo come Tesla, ad esempio. Tesla no. Sembra le montagne russe. Esatto, se sono ed Arco sarà felice di questo. Se però consideriamo l'intero pacchetto come azionario, la volatilità si trova a metà strada tra una soluzione e l'altra. Okay. Quindi anche per quello, secondo me, una tra le scelte migliori è proprio un ETF bello diversificato, cioè uno strumento proprio con una percentuale di rischio totalmente ridotta rispetto ad altre soluzioni, okay, per quanto mi riguarda. Il grado di rischio può essere, per esempio, adesso poi ne parliamo anche quando, vabbè, tu hai già fatto i tuoi ETF, li faccio vedere anche alla fine, però investire ad esempio in settori, ETF che vada a guardare un settore particolare, per esempio in questo momento va la clean energy, vanno le, sì, i car, vanno ad esempio un ETF che va molto in questo periodo, il VanEck sugli e-sport e il gaming. Oh, sì. Gradi di rischio di quel tipo per un bambino a cui si va a fare un pack sono valutabili o sono eccessivi secondo te? A mio modo di vedere sono eccessivi. Ci sono, ad esempio, nel mio portafoglio ispirato al pianeta Terra, sì, ci sono... c'è un ETF in particolare che mi sta rendendo moltissimo, cioè parliamo del 10% in neanche due mesi, e per un ETF è tanta roba. Sì. Un ETF sulle batterie. Il rischio lì in realtà è che sono anche il VanEck, che comunque si sta muovendo bene, è un fondo piccolino rispetto ad altri, quindi anche lì durerà nel tempo, si fonderà con qualcuno, la VanEck durerà nel tempo, chi lo sa. Ecco, ci sono tutti questi aspetti da valutare. Quindi secondo te ci sono dei paletti da mettere in linea di massimo? Sì, secondo me ci sono alcuni paletti che vanno proprio non oltrepassati. Okay. Rischio troppo elevato è la settorialità. Poi nel medio periodo può tornare utile a me, ma non di certo al bambino, perché... il dubbio è se la batteria fa la fine del petrolio di oggi. Non possiamo saperlo noi, anche perché se pensiamo alla composizione delle batterie tra acidi, litio, ferro, piombo, giusto, dovrebbero essere ferro carbonio, credo che sia,
Insomma, non sono facilmente estraibili, hanno bisogno di essere stoccate, le batterie esauste secondo me sarà un problemone da risolvere nel prossimo futuro. Lo stesso anche quelli che riguardano le telefonie, se viene fuori che sono dannose per la salute, ecco. Quindi secondo me è meglio un bel pacchettino completo delle migliori aziende del mondo che si continueranno a cambiare, insomma, ad evolvere con l'economia generale, in pratica. Esatto, non ci sono particolari problemi. Okay. E a proposito di economia, è proprio per quello che ho evitato l'obbligazionario, perché se guardiamo i rendimenti di oggi, dubito ci saranno. Sono negativi ad oggi. Dubito frutteranno nel prossimo futuro, insomma. Quindi meglio qualche leggero rischio in più. E adesso la domanda topic che si fanno sempre tutti: accumulazione o distribuzione? Perché questa è la domanda che tutti fanno. No, ma l'accumulazione rende di più, è distribuzione, però c'hai un flusso di cassa che ti entra. Come la vedi tu? Bisogna essere di fazioni proprio, sì. È come Milan, Inter, Toro, Juve, Roma, Lazio. Bisogna essere sempre, no? uno come dice, contro l'altro. Sì, esatto. Uno esatto. Uno oppure niente. Dunque, io guarderei, detto che quelli che ho scelto sono entrambi ad accumulazione, bisogna tenere in considerazione che il conto comunque costa il versamento, costa la gestione proprio del tutto. Quindi un ETF distribuzione potrebbe risolvere il problema alla radice, quindi quel dividendo che ti arriva è in parte utile alla gestione anche del fondo stesso, quindi avrebbe quella... Sì, perché poi tu hai detto, facendo con la banca, le banche di solito si prendono delle belle commissioni. Sono... Sì, sì, beati loro. Ti danno con una mano e poi dall'altra senti la tasca, qualcuno ti tocca, che mi sono spariti i soldi, più o meno. E dopo ci lamentiamo del peer-to-peer. Esatto. No, scherzi a parte, dipende dallo scopo. Ad esempio, nel mio diciamo pacchettino di ETF personale, sì, ho preferito averne almeno uno a distribuzione, proprio perché potesse coprire queste spese. Che poi, avendo la banca, tu hai anche la ritenuta d'acconto sul dividendo, immagino. Sì, per cui non hai da cui preoccuparti, usi il dividendo per pagare il costo delle operazioni. Sì, diciamo che anche in questo ovviamente ha più a favore del dividendo, esatto. Sì, è più a favore della banca stessa. No, diciamo, per quello che sto investendo al momento e quello che un po' stiamo investendo tutti, non andrei a guardare quel centesimo che viene pagato di commissione, anche se comunque insomma, si sa che a regime dichiarativo più conveniente in termini economici, in termini di sbattimento è meglio quello amministrato. Beh, sicuramente se uno fa un piano di accumulo a lungo termine per i bambini, molto probabilmente avere la banca è una soluzione un po' più sensata, perché non devi neanche dichiarare, insomma, eventuali plusvalenze o minusvalenze, fa tutto la banca. Sì, esatto, è proprio quello che sostanzialmente io mi occupo di aprire una volta all'anno il conto verso, e per quello non vado abbastanza tranquillo. Poi ho i riferimenti su Yahoo Finance per sapere esattamente come si sta muovendo senza dover entrare nella banca stessa. Okay. Poi logico che come girano le banche ultimamente, si fondono, ecco. Beh, avendo preso una grande, mi dicevi tu prima... Sì, esatto, anche lì ovviamente non mi sono affidato a banchette, insomma, di paese, sì. Anche perché qui ne ho avuto un esempio. Sì, diciamo, ecco, per essere gentili, sì. Bene. Banche che sono toccate alla famiglia mia, quindi... Ah, addirittura? Mi dispiace. Sì. Spero che almeno abbiate... No. Niente? Non avete... No, beh, per quanto riguarda gli investimenti che sono stati fatti, no, è tutta proprio carta straccia. Quindi, anche questo serve da imparare, no? Brutta cosa. E quello è il terrore un po' che abbiamo tutti. Il broker di per sé
ha delle assicurazioni in più da questo punto di vista, però teoricamente anche le banche dovrebbero averle. Va bene, sì, diciamo. Io sono stato anche per la scelta di totale di accumulazione, perché comunque il broker che utilizzo io è a zero commissioni, per cui ho preferito fare quella scelta che è fiscalmente più comoda. Però ovviamente ognuno trova la sua giusta armonia fra i due prodotti e quello che lei può essere un po' più giusto proprio per quello che sta creando. E proprio parlando di quello che stiamo creando, tu l'hai già anticipato prima, ma quali sono i nostri piani di accumulo? Allora, tu ne hai già accennati prima, ma in particolare i due ETF che hai scelto quali sono? Se ti ricordi il ticker, se no va bene, uguale? Lo studio qua. Ok, ecco, vai. Sono due, vediamo se riesco ad avvicinarli. Abbiamo... sono entrambi iShares, sì. Quindi ho preferito insomma una società bella solida, mm-hmm. e belli cicciotti di fondo. E sono entrambi replica dell'MSCI World, sì. E solamente che uno è a copertura euro e uno no. I ticker è questo, IWDE, sì. Per la copertura euro, e SWDA per quell'altro. SWDA è uno dei più famosi, se non ricordo male. Sì, sì, sì. Poi se andiamo a vedere esattamente qui sotto, non so se si vedono, comunque i titoli sono esattamente gli stessi. Sì, sì, c'è solo la copertura in euro in pratica sull'altro. Sì, esatto, c'è solo un... vediamo dov'è. Eccolo qua, un 1,62% di copertura euro. Ok. Da quello che ho visto, la copertura euro fa la sua differenza nel breve periodo, mentre nel lungo periodo tecnicamente non... Dovrebbe essere un po' svantaggiosa forse. Sì. Questo è un po' per tutelare e un po' per vedere, diciamo, meglio avere un piccolo ritorno ma costante e stabile, mm-hmm. piuttosto che una fluttuazione dovuta anche dal cambio valutario, e questo è da tenere in considerazione, perché non so se mi ricordo esattamente l'anno, comunque nel 2008-2009 quando c'è stato il crollo delle borse, sì. in America, e insomma tutti ne abbiamo sentito risentito a riguardo, insomma, abbiamo messo, sì, tutti quanti una bella botta, diciamo, ecco, quindi anche questo è da tenere in considerazione, non è da sottovalutare, e con tutto quello che è stato stampato dalla Fed quest'anno, nel breve periodo non si sa. Ecco, quindi può essere che in questi 20 anni più o meno arriveranno a pari, eventualmente divideranno da bravi fratelli e cederò metà e metà da una parte e dall'altra. Io invece, per quanto riguarda le mie scelte, lo faccio vedere in questa slide, sono andato per 3 ETF, sono un po' più... rischioso di te, sì, sì. Ho diviso un 45% fra, anche io ho preso la stessa share che hai preso tu, però io l'ho preso su un'altra borsa, per cui ha un ticker diverso, l'MSCI World. Poi ho preso anche un 45% di Nasdaq 100, perché almeno negli ultimi subito dopo la crisi del .com il Nasdaq praticamente si è andato a salire, e il tecnologico secondo me avrà ancora delle ottime prospettive, almeno per i prossimi 10-15 anni. E poi ho una piccola parte speculativa di SPIM, che è lo Spider MSCI Emerging Markets, perché i mercati emergenti penso, o spero, che possono dare la loro parte, e comunque avendo solo un 10% del portafoglio totale non dovrei risentirne tanto nel caso di grossi drawdown. Però ovviamente in corso d'opera, se fra 10 anni mi rendono che quel 10% mi sta facendo meno 50% e va a influire molto sul portafoglio, potrei fare le mie valutazioni e cambiarlo. Però in linea di massima queste sono state le mie decisioni. Ovviamente, come dicevamo prima, queste sono le nostre decisioni, i nostri piani di accumulo, ma esiste di per sé, secondo te, un portafoglio che vada bene, non dico per tutti come dice la slide, ma per la maggior parte delle persone che vogliono mettere da parte soldi per i propri figli? Bella domanda, facile da rispondere anche. No, un portafoglio che vada bene per tutti, no, secondo me un portafoglio che può essere la base, mm-hmm. sì, quello sì. Penso entrambi abbiamo scelto un titolo
che può essere considerato la base World, per sì. il piano di accumulo. Lo troviamo tra l'altro non solo in noi che su YouTube facciamo un po' di divulgazione, sì. quindi ovviamente ricordiamo che non è un invito a prendere no. per proprio quello che diciamo, anzi è più una chiacchierata tra amici sì. ecco, e tra padri. Però se andiamo a guardare anche i piani offerti da istituti più grandi come Moneyfarm ad esempio, sì. All'interno troviamo gli indici ETF globali come base per tutti quanti i portafogli proposti. Quindi io mi sentirei di dire che la base è un ETF globale. Okay. Poi la percentuale se è 100%, 45, 72, vero, questo è a ognuno di noi. Sì. Io pure penso che avere un ETF globale sia la base. Tra l'altro adesso si possono scegliere fra ETF globali che includano anche i mercati emergenti, che li escludano, che includono gli Stati Uniti o che li escludano, per cui diciamo il modo in cui ci si può muovere è veramente ampio e ognuno può creare il proprio puzzle per andare un po' a valutare quello che possono essere i piani di accumulo per i propri figli. Poi ognuno fa le proprie scelte, ognuno le fa in base alle proprie aspettative di crescita del patrimonio e in base anche alla propria percezione del rischio. Io e te siamo un po', se ho capito bene, un po' più inclini al rischio, ma ci saranno altre persone che diranno: a me non mi interessa che le obbligazioni hanno dei drawdown oppure dei rendimenti negativi, piuttosto prendo delle TIPS che sono legate all'inflazione, copro semplicemente il mio capitale e sono contento così. E non c'è, certo. non c'è nessuna soluzione giusta, nessuna soluzione sbagliata. Esatto, non c'è nulla di male, l'importante è sentirsi sereni e sicuri del proprio, insomma, del proprio investimento. Poi se uno i soldi li vuole buttare dalla finestra... Sì, io vado giù col secchio, basta che mi diciate quale finestra è e arrivo. Non so se vuoi farlo anche tu. Sì, sì. No, nel caso eventualmente sentiamo il nostro amico Massimo Cirignotta che con i suoi billions... ci può aiutare un po' tutti quanti. Ma adesso secondo me saranno trillions Massimo, eh? Beato lui. Dai, penso che abbiamo dato una, diciamo, una panoramica piuttosto ampia della situazione. Una mezz'oretta che stiamo parlando e spero che siamo riusciti a dare un po' una panoramica. Poi ognuno sui nostri canali può andare anche ad approfondire i propri piani di accumulo se la gente ce lo richiede, proprio per andare un po' a capire anche quali sono le motivazioni che ci hanno portato a effettuare alcune decisioni. Io ti ringrazio per essere stato qui con me oggi, è stato un piacere, sì, grazie a te. Vale. Prima collaborazione, veramente. Spero che non sia l'ultima. Grazie, spero anch'io. Prima di lasciarci voglio ricordarvi e voglio ricordare a tutti quanti, vi do del voi, voglio ricordare a voi che mi potete sempre trovare sul mio blog www.risparmioinvesto.com dove pubblico ogni lunedì e su Instagram con io_risparmio e ovviamente su questo canale YouTube dove pubblico ogni martedì e ogni venerdì. E dove ogni giovedì abbiamo la live di Buonanotte Mercati, che tra l'altro giovedì prossimo è l'ultima prima delle vacanze di Natale, poi magari ritorniamo a gennaio tutti assieme. Bene, grazie ancora Alessandro per essere stato qui con me oggi, grazie a voi per averci seguito, anche per oggi è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Grazie a tutti, ciao!